quanto, perché non è un verbo giuridico, è un verbo etico, ripudiare. La guerra di aggressione, la guerra come offesa alla libertà degli altri popoli, ma non solo, fino a qui obbedivamo solo a un comando giusto, ma purtroppo obbligatorio, diciamo come tutti i comandi, giusto perché avevamo perso la guerra e gli altri avevano vinto. Ma invece poi, e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, questa seconda parte dell'articolo 11 è particolarmente importante, per il quale non ce l'ha imposto nessuno, l'abbiamo proprio inventato noi. Vuol dire che anche nelle controversie internazionali, quando avessimo ragione, non abbiamo diritto di scegliere la guerra per far trionfare la nostra ragione. Anche nelle controversie internazionali, avendo ragione, possiamo scegliere la contesa diplomatica, il confronto, persino le sanzioni economiche, ma non la guerra. La guerra c'è comunque vietata. Ricordo che noi, quando dico noi intendo i giovani di allora, perché per quanto sembra impossibile, poi dopo le guerre punte sono stato giovane anch'io. Poi dopo, insomma, ancora mantengo, avrei diritto di essere un po' rimbambita, una talità che ho, 94 anni compiuti, ma insomma preferisco non usare questo diritto finché posso, cercando di non essere rimbambita. Ma qualora fossi rimbambita, voi dovete rispettare questo mio diritto di essere rimbambita, sopportare, insomma, non mettermi particolarmente in ridicolo per il fatto che sono rimbambita, già a quell'età ha diritto anche di essere un po' rimbambita. Poi si sfido a tutti i capi da questa età, di cosa stavo parlando. Ci racconti un po' del rapporto tra le donne e tra i compagni, compagni e compagni della carriera? Sì, allora io, come dicevo, ho il brevetto di partigiana combattente col grado di sottotenente. Facevo la staffetta, perché delle donne si dice che facevano tutta la staffetta, non è vero, ma insomma io facevo anche la staffetta, cioè prendevo dei messaggi e o li imparavo a memoria, oppure li scrivevo sul foglietto, impegnandomi a mangiare il foglietto nel tavolo di sicurezza per portarli a destinazione delle missioni. E nel fare questo mi dà paura poi, non è vero? Chi dice io non ho mai paura non è coraggioso, è temerario, cioè non vede il rischio, mentre il coraggio è la capacità di vedere il rischio e superarlo. Quindi è molto importante imparare a passare dalla paura al coraggio, mentre è stupido essere temerari, perché chi è temerario non vede neanche il rischio, ma il piede sulla bomba salta in aria. Comunque io facevo anche la staffetta, quindi mi capitava di dover andare in Valsesia o in Valdossola, nelle valli intorno alla provincia di Novara dove io sono nata, che è stato punto molto importante della resistenza con Cuneo. Novara è in Piemonte, una delle province che in tutta Italia ha avuto più, diciamo, espressioni della resistenza. Moscatelli, più importante comandante partigiano della Novarese, è stato il primo sindaco italiano dopo la liberazione, il primo sindaco novarese dopo la liberazione. Bene, io facevo allora anche la staffetta, portavo dei messaggi in Valdossola, poi scendevo, mi capitava anche. Non ho mai portato armi, e quindi tutti, che eri già non violenta. Allora, non ero non violenta, perché durante il fascismo non voler portare armi voleva dire essere codardi, e per la Chiesa essere protestanti, perché i cattolici non facevano questione di coscienza, ma i protestanti sì, potevano fare questione di coscienza al punto delle armi. E quindi questa scelta, che oggi chiameremo non violenta, da tutte le parti gli dava torto. Quindi io non ero non violenta nel senso che oggi si sa questo termine, semplicemente avevo paura delle armi, quindi non volevo portare armi, non per coraggio ma per paura. Mio papà non era neanche cacciatore, non avevo mai visto un fucile. A mettermi una rivoltella in vita, io avevo paura di spararmi nei piedi, quindi per pura paura, non per coraggio, ho detto non voglio portare armi. Quando poi ho visto cosa fanno le armi, a maggior ragione, non voglio imparare a sparare nella pancia di nessuno, ho già visto cosa succede quando qualcuno spara. E a quel punto comincia a diventare forse pacifista o disarmista, ma dopo alla volta, la presa di coscienza non è un lampo, è un percorso, un processo, una cosa che poco a poco ti fa maturare, va a superare passo un passino alla volta e le difficoltà o dei pensieri che tu avevi. E così capitò anche a me, che quindi dissi no, io armi non le porto. Però non è che non facessi niente di tipicamente, diciamo, guerrigliero,
perché per esempio il plastico per gli attentati io lo portavo e il plastico bisogna portarlo a pelle perché col caldo esplode, col freddo esplode. Quindi io partivo da casa in tempo ancora di coprifuoco, quindi di nascosto, violando già la legge, intorno alla vita c'aveva il plastico ben protetto e coperto più al caldo possibile perché non esplodesse, poi mi mettevo in bicicletta e cominciavo ad andare dove dovevo andare. Avevo una bicicletta che era vecchissima, avevo ormai i copertoni tutti consumati, anche i copertoni ci avevano con la tessera, non si potevano comprare le lettere, quindi io avevo dei copertoni malmessi, molto malmessi. Dentro, nella camera d'aria, avevo la camera d'aria tutta rattoppata, perché anche quella bisognava prendere con la tessera che non avevo. Quindi avevo imparato a, diciamo, rattoppare con delle pecce, diciamo, in qualche modo incollate anche le camere d'aria. Questa mia bicicletta non era così, poi avevo il fanale spento, i freni che non tenevano, quindi era una bicicletta che si fermava solo contro un muro, che ero abbastanza capace di frenare coi piedi per terra strisciando. Con questa bicicletta, naturalmente appena cominciavo una salita, io faticavo come una bestia. Allora, la mia organizzazione militare mi regalò una bicicletta. Dice, l'abbiamo prelevata con regolare buono di prelevamento, secondo me l'avevano rubata. Andando in giro in città, ci ha messo per fuori qualcuno di vigilanza, quella lì è mia. Da subito indietro, invece non successe mai. Invece io andavo con questa bicicletta che, oltre a tutto, non solo era nuova, aveva il cambio, che allora era un'assoluta novità. Quindi io, appena cominciavo una salita, trick, attaccavo il cambio e andavo via, che mi piaceva, non mi pareva vero. Tanto che avevo concepito questo disegno, appena finisce la guerra mi iscrivo al Giro d'Italia. Magari mangio meno, ma arrivo comunque. Cosa ti passava anche questa valletta, non sono mai iscritto al Giro d'Italia, ma ho coltivato anche questo sogno. Ma intanto ero testimone di tutto quello che succedeva e alcune date mi sono proprio iscritte in testa, per esempio una data nel 38, che è la data delle leggi razziali. Io ho sorella che ha 3 anni meno di me, lei e io avevamo 2 compagni di classe della stessa differenza di età, che si chiamavano una Esther e una Ruth. Noi eravamo molto invidiosi di questi loro bei nomi, che credevamo fossero nomi hollywoodiani, da cinema, rispetto ai nostri Lidia, Maria Luisa, nomi fatti in casa, insomma, molto semplici. E in questo modo andiamo a scuola, un giorno andiamo a scuola e loro 2 non ci sono. Allora noi torniamo a casa e, come si usavano le vecchie famiglie piemontesi un tempo, appena i grandi a tavola hanno finito di parlare, parliamo noi, perché i piccoli prima stavano zitti quando parlavano i grandi a tavola. Poi appena i grandi finiscono di parlare, parliamo noi e noi diciamo: oggi Ruth e Esther non sono venute a scuola. Allora i piccoli non avevano accesso al telefono per motivi scolastici, non è così, telefonare, dimmi la formula dell'esame, dimmi la traduzione di latino, no, dovevi pedalare e andare personalmente a domandare. Quindi finito il pranzo, mia sorella e io andiamo a casa di queste 2 sorelle che si chiamavano Esther e Ruth, suoniamo il campanello, viene la loro domestica e diciamo: siamo venuti a portare i compiti alla Esther e alla Ruth, naturalmente alla, come si usa nel nord, dove anche davanti ai nomi femminili si mette l'articolo, che è un errore di grammatica, in italiano ma molto diffuso. E allora lei dice: non servono i compiti, tanto non verranno più a scuola. E io domando: ma perché? E la loro domestica risponde: perché sono ebrei? E io non capisco cosa dice, perché l'espressione non vengono a scuola perché sono ebrei è prima di senso. Assolutamente, cosa vuol dire? Ogni parola è significativa, ma il complesso delle parole non vuol dire niente. Allora torniamo a casa, io che sono la maggiore, devo difendere il mio prestigio rispetto alla mia sorellina, se non capisco io lei cosa deve pensare di me, che io non capisco niente, e allora comincio a pensare. E quindi, parlando a mia sorella, dico: quella lì, cioè la loro domestica, deve essere proprio una ragazza di campagna, cioè uno che capisce poco, uno un po' indietro. Non sarà mica una malattia infettiva essere ebrei, perché l'unica ragione per cui pensavo che non fosse ebrei era che avevano un morbillo, la scarlattina, la tossicallina, tu stavi a casa 40 giorni da scuola per motivi sanitari, quindi dopo venivi bruciata, ripetevi l'anno, insomma, non potevi venire.
e quindi mi contento di questa spiegazione. Arriviamo a casa e raccontiamo questa storia. Mio papà e mia mamma, questo l'avete già sentito, posso continuare così? Sì, credo che nessuna persona ti voglia interrompere. Assolutamente. Va bene, allora, mio papà e mia mamma avevano due indole molto differenti. Mio papà era uno che ci teneva a parlare bene in italiano, mia mamma invece era una più spontanea e istintiva. Lei Mussolini lo chiamava Cullà, quello là. E chiamare Cullà il presidente del Consiglio non è un complimento, insomma. E anzi, poi lei diceva Cullà per parlare dal Pugeux, Cullà che parla del balcone. Perché nella nostra tradizione popolare, diciamo anche dialettale, chi apre la finestra e parla alla folla viene detto matto clinico, così dice proprio matto del tutto. E quindi lei la sua opinione su Mussolini è finita così. Torniamo a casa, io racconto questa storia delle due sorelline che non vengono a scuola perché sono ebree. La mamma comincia a dire Cullà che parla al progetto. Il papà dice ma veramente hanno fatto a Roma una legge che possono andare a scuola solo gli ariani. Allora siamo nel 38 e mia mamma e mia sorella e io diciamo chi sono gli ariani? Mia mamma continua a dire Cullà che parla al progetto. E mio papà dice, dopo pensare che avessi usato un po', mi vergogno ma siamo noi. Mi vergogno, cosa vuol dire mi vergogno? Ho concepito da allora un tale schifo per il razzismo che appena ho sentito dire gli albanesi rubano, io ho detto ma come gli albanesi rubano? I ladri rubano. Il furto era ignoto in Italia prima che arrivassero gli albanesi, nessuno rubava prima. Quindi ogni volta che attribuisci a un popolo un atteggiamento qualsiasi e non alle persone nella loro singola responsabilità fai già un razzismo. Io concepì da loro uno schifo tale, per il razzismo che ancora adesso non riesco proprio a sopportarlo. E trovo che sia uno degli aspetti più terribilmente negativi della nostra cultura media, bucciardiniana appunto, disponibile a dire vabbè, vanno pure a picco, tanto vanno a picco loro e noi intanto ci salviamo. Ci inventiamo addirittura che non si sono mai viste delle migrazioni come quelle di oggi. Che è una stupidaggine pura perché la specie umana tra tutte le specie viventi è l'unica nomade da sempre. La specie umana non ha fatto altro che cambiare sempre territorio perché i pesci nascono e muoiono nell'acqua, gli uccelli nascono e muoiono in aria, ma tra gli esseri viventi la specie umana nasce in un posto e muore in un altro e si costruisce la sua sede che chiama polis, città. Allora, la città è la politica, polis in greco, politica nelle lingue di derivazione neolatina, vuol dire che il meglio che noi possiamo fare per rispondere alla nostra caratteristica di specie umana è di organizzare meglio che sia possibile il luogo dove viviamo. E quindi la politica è una nobile iniziativa, non è una stupidaggine. È una cosa che ha le sue caratteristiche, i suoi percorsi, non è immediata, non è che di colpo tu diventi politico o politico, impari attraverso errori e prove, sempre cercando di seguire il simbolico sportivo e non quello militare, che è una cosa molto importante. Io ricordo, dopo l'esperienza che ho detto del 38, che un'amica di mia madre, che era ebrea, fu catturata e buttata incinta nel Lago Maggiore con le mani legate dietro la schiena. Ditemi se ci sono parole per descrivere un orrore di questo genere. Ma questo abbiamo fatto noi, popolo civile, cristiano. Ci stupiamo molto delle cose che succedono, ma la guerra santa, la città santa, la terra l'abbiamo inventata noi, attribuendo santità a cose che nessun testo biblico né evangelico né nella versione della Torah né nella versione cattolica cita in questo senso. Quindi siamo noi che abbiamo inventato la guerra santa, la terra santa, che chiamiamo Shoah, che è una parola pia, la terribile distruzione, il tentativo di distruzione degli ebrei. Io non uso la parola Shoah, che è una parola che vuol dire sacrificio fatto in onore di Dio. Preferisco chiamarla come la soluzione finale. Il
invece non fu finale, per fortuna fu finale per Hitler e non per noi. E quando si tratta di rispettare le opinioni altrui, dico sempre, certo, rispettiamo le opinioni, ma il fascismo non è un'opinione, è un reato. Quindi non si deve rispettare il fascismo e il nazismo. Devono applicare le leggi che dopo quello che è successo a Solimene dicono il nazismo e il fascismo sono stati reati terribili contro l'umanità, reati che non si possono nemmeno perdonare. Io non sono per vendicarmi, però nemmeno per dimenticare. Per dimenticare vuol dire diventare in qualche misura complici. E continuo ogni volta che mi si dice, ma allora il comune non dà il patrocinio alla cosa del 25 aprile, invece dà il patrocinio a Casa Pound. Il comune sbaglia, non può essere dato alcun patrocinio a Casa Pound, perché Casa Pound non difende un'opinione, difende un reato. Difende un reato, è una colpa. Se gli stati in cui viviamo si vantano di essere stati di diritto e fondati su il diritto, ma il diritto non è una cosa indiscutibile, perché c'è anche una legge morale, un'opinione generale che può far fronte anche a delle correnti culturali molto diffuse. Quindi ogni volta che mi si dice, insomma, per finire un po' alla diretta, visto che sto parlando con un chiacchierone senza alcun limite, se oggi in Italia è successo quasi dappertutto un centesimo di quello che è successo oggi qui, non c'è la disperazione. Vuol dire che c'è ancora una possibilità di ripresa, che ci sono quasi dappertutto alcune cittadine e cittadine, uomini e donne, ragazze e ragazze, bambine e bambini, bisogna sempre usare il linguaggio inclusivo. Perché devo usare il linguaggio inclusivo? Per cortesia, perché anche De Gaulle diceva le francesi e i francesi. No, la cortesia è una cosa gentile di cui si ringrazia, invece quando non viene detto le cittadine, io protesto, e quando mi viene detto prima le cittadine protesto, non per contro la cortesia mancante, ma contro il fatto che noi siamo di più e quindi abbiamo diritto di essere nominate prima. Sapete quante siamo di più? No, non lo sa nessuno. E quando è che si sa quanto sono i partecipi di una qualche popolazione? Nel primo anno di ogni decennio, quando si fa il censimento. L'ultimo censimento, quello del 2011, trovò che le italiane erano circa 2 milioni e circa 300 mila più degli italiani. Ve ne accorgete qualche volta? No. Gli schermi sono occupati tutte le volte che si fanno dibattiti permanentemente da maschi che dicono anche scemate. E le donne sono lì. In funzione esornativa, sono lì che sorridono, sì. sono graziose, quindi fungono da ornamento, in funzione esornativa o diciamo di approvazione, ma mai una volta che rovescino il significato delle parole. Io che sono una malata di politica, che proprio ascolto qualsiasi cosa, mi addormento la sera in televisione, quando ci sono i famosi programmi, quelli culturali, dove sono i cretini che non riesco a discutere, di quanto un tipo che si chiama così e così è un po' meno di destra di un tipo che si chiama così e colà. Adesso stiamo a misurare i centimetri in più di destra o di cosiddetta, perché quella vera non c'è quasi più, sinistra che c'è. Allora, dobbiamo essere tristi? Mai no, assolutamente no. Essere tristi fa male alla salute, quindi bisogna essere anche allegri, se è possibile. E io ho perciò coniato il nome di una corrente culturale, politica, che mi piace molto, che si chiama la via alcolica al socialismo. Non alcolista, ma alcolica sì. Non smodata, ma allegra. Io non amo quei militanti che dicono seguitemi che io vi porto i sacrifici, eccetera. Mi ricordo sempre una bellissima frase di Lotto Continuo, non sono abbastanza Lotto Continuo, ma questo è mirabile, che diceva a furia di essere militanti si diventa militonti. Perché chi dice sempre sì da un po' non sono mirabile, quindi diventa scemo. E quindi il
invitando tutti e tutte, sempre tutte e tutti, linguaggio inclusivo, a non essere troppo militanti, perché si diventa militanti, dico, se oggi in Italia, in molti paesi, paesini, città metropolitane, province, è successo un centesimo di quello che è capitato qui, c'è speranza, vuol dire che ancora c'è la possibilità di riprendersi. Non che di botto viene fuori un leader. Io abito a Bolzano, quindi il tedesco è la seconda lingua. In tedesco leader si dice Führer. Cosa volete, un Führer? Abbiamo già trovato uno, basta. Quindi niente leader, possibilmente una cosa molto orizzontale, niente vertici. Allora, facciamo delle assemblee piccole o grandi, alla fine si un verbale e lo manda a tutti gli altri. Se tutti quelli che fanno delle assemblee mandano un giro verbale di quello che hanno fatto, non ci vuole niente nel giro di una settimana a informare alcune centinaia di migliaia di persone di quello che si è deciso. E una volta si deve fare una cosa, dice, tutti quelli che hanno letto questi verbali si trovano in giro tra l'Italia, perché così abbiamo deciso attraverso i verbali di fare una grande manifestazione. Vedete che manifestazione succederà? Io penso che bisogna avere il coraggio di non avere paura, imparare le tecniche attraverso le quali si può tenere sotto controllo la propria paura e trasformarla in coraggio, che non è il balzare fuori dalla trincea offrendo il petto al più buon amico, che abbiamo sempre considerato una cosa un po' da denunziare, vagamente persisteggiante, bensì ad avere la capacità di tenere sotto controllo la propria paura ed avere un vero coraggio civile, quello di fare tutte le cose possibili perché il luogo in cui viviamo sia il più umano. Siamo umani, siamo umane, è il meglio che ci possa capitare nella vita. Grazie.